Clipper o limiter, quale dovresti usare? Oggi ti spiego tutte le differenze tra clipper e limiter e quando conviene usare uno e quando conviene usare l'altro. Andiamo su Pro Tools. Eccoci qua su Pro Tools, la prima cosa che voglio spiegarvi è appunto la differenza tra limiter e clipper. Allora, il limiter è un compressore, sostanzialmente un compressore con rate infinito. Cosa vuol dire? Che tutti i suoni che superano la threshold vengono abbassati al livello della threshold. Mentre il clipper agisce in modo leggermente diverso perché è un distorsore. E cioè, invece che comprimere i picchi, li taglia semplicemente, quindi va a creare delle saturazioni, se vogliamo chiamarle così. Per farmi spiegare meglio, vi faccio vedere visivamente cosa cambia. Ho qua un generatore di una sinusoide, andiamo a disattivare sia clipper che limiter, e qua potete vedere la forma d'onda della sinusoide, quindi molto semplice. Se utilizzo un limiter, quello che succede è questo, cioè quando vado ad abbassare semplicemente vedete la forma d'onda si abbassa di volume. Perché? Perché il limiter va a comprimere fino a portare alla threshold che gli abbiamo impostato. Il clipper però fa una cosa leggermente diversa, ve lo faccio vedere. Quindi il clipper, più noi andiamo a clippare, vedete che la forma d'onda non si abbassa semplicemente di volume ma viene proprio tagliata e tende a diventare una forma d'onda quadra, quindi distorsione sostanzialmente. Ovviamente questi differenti approcci sulla forma d'onda hanno un effetto differente sul suono percepito. In particolare il limiter andrà a farci perdere d'impatto perché se vedete abbassa semplicemente tutto, quindi il picco andrà abbassato e semplicemente perderà un po' di transiente. Al contrario il clipper, se vedete, va ad abbassare sì il picco nominale del volume, però se vedete l'inizio dell'onda, il transiente rimane comunque definito e non viene abbassato come succede col limiter, e questo porta, diciamo, ad avere più impatto e appunto preservare la percezione del transiente anche se di fatto l'abbiamo tagliato. Qual è però il problema del clipper? Il problema del clipper è che nel momento in cui agisce il clipping, quindi nel momento in cui stiamo tagliando l'onda, stiamo generando una quantità quasi infinita di armoniche, che vuol dire distorsione. Quindi non possiamo tenere il clipper sempre attivo o sentiremo la distorsione proprio a livelli esagerati, cioè si sente proprio palesemente. Il modo per ottenere un buon sound pulito ma comunque d'impatto è tagliare i picchi più grandi e veloci con il clipper e andare poi a smussare ciò che resta col limiter se serve ancora loudness. Vi faccio vedere, per esempio, qua ho creato due kit velocissimi con suoni stock di batteria. Uno l'ho, vedete la forma d'onda, uno l'ho fatto con dei picchi un po' più pronunciati all'inizio e l'altro invece con un po' più di sostegno. Ora vi faccio vedere come il clipper agisce su questi due loop. Vi farò vedere come potremo clippare molto di più il primo, perché ovviamente non ha sostegno, mentre nel secondo come andremo a toccare il sostegno del basso soprattutto, che in questo caso è un kick, andrà subito a sentirsi la distorsione. Ora mi metto le cuffie e andiamo a provare. Eccoci qua, allora questo è il primo kit. Come vedete è una roba super semplice. Andiamo ad aprirci sopra uno standard clip, che è il mio clipper preferito. E andiamo a vedere. Allora, lo standard clip funziona in questo modo. Abbassando il clip sarebbe la threshold e poi puoi ridare in output e puoi rientrare anche in input più alto se vuoi. In questo caso andiamo semplicemente a clippare. Uso la modalità hard clip, che semplicemente quando supera la threshold inizia a clippare senza saturare prima o cosa. Che è quella più pulita, nonostante il nome hard, da usare magari in fase di mastering. Vedete quanto io posso andare a clippare, ma la percezione di botta e di volume è rimasta la stessa, perché quando vado a clippare solo questi transienti veloci, una distorsione che quel transiente me lo preserva nella sua percezione, ma il volume di fatto l'abbiamo abbassato di, ora non so quanto, penso 5-6 dB, 6-4 dB. Ovviamente vedete che nel punto in cui kick e snare suonano insieme ovviamente andrà a comprimere di più. Però vediamo quanto possiamo spingerci prima di sentire effettivamente della distorsione palese. Vedete che qua veramente stiamo già comprimendo tantissimo, però essendo che andiamo a prendere solo la punta del kick, non sentiamo molta distorsione. Ok, diciamo così, sentite
Come l'impatto generale non cambia tantissimo, ma stiamo di fatto riducendo il volume di veramente tanto. Ovviamente così è apposta un po' esagerato, torniamo un pelo indietro. Il fatto è che ora non ho compensato l'output, ma se io adesso andassi a ridare quello che abbiamo perso, vediamo l'ingresso. Come vedete prima entravamo intorno ai 6. Addirittura ora c'è ancora più impatto, ma il volume è lo stesso. Andiamo a provare invece sull'altro kit, dove apposta ho usato un kick, diciamo, più lungo. Andiamo a reimpostare tutto. Ecco, vedete che come vado a toccare questo kick, che è appunto a più sostegno, a una sub, subito si sente la distorsione. Perché appunto il clipper mette una distorsione veramente grossa al segnale che noi possiamo sfruttare in modo intelligente sui picchi veloci. Quindi finché noi la usiamo sui picchi veloci, il nostro cervello non fa in tempo a sentire la distorsione, ma la percepisce come più botta e più impatto. Quindi su tutti i transienti ci permette di abbassare il volume nominale, quindi il voltaggio, ma non perdere quel transiente. Però come andiamo a toccare, diciamo, un basso o qualcosa col sostegno, ovviamente si sente subito la distorsione, quindi in questo caso possiamo clippare un pelo meno. Però, per esempio, vedete come non toccando il kick, ma andando a togliere semplicemente quando c'è lo snare insieme, abbiamo ottenuto lo stesso volume tra l'hit del kick da solo e quello con lo snare senza perdere troppo impatto. Quindi di base il clipper si deve usare tutte le volte che si vuole tagliare un transiente veloce senza perdere l'impatto, quindi dare più botta e carattere al sound sui picchi più veloci e transienti veloci. Al contrario, il limiter è un po' più versatile, si può utilizzare anche su materiali che hanno più sostegno, ovviamente senza esagerare. Per questo la combo più famosa è quella di utilizzare un clipper e poi un limiter dopo, perché col clipper andiamo a togliere tutti i picchi più veloci e se ci serve ancora della loudness dopo possiamo appunto utilizzare un limiter. Proviamo a usare clipper più limiter su questo kit qua. Andiamo a settare il clipper prima. E dopodiché proviamo a dare qualcosa ancora col limiter. Vedete che qua sono riuscito a dare 2 dB prima di iniziare a sentire distorsioni palesi e quindi il limiter è un po' più, diciamo, tranquillo sotto questo punto di vista, appunto perché, come abbiamo visto prima, abbassa semplicemente la forma d'onda. Ovviamente qualsiasi modifica di gain istantanea, comunque compressione eccetera, essendo una non linearità, di per sé genera delle armoniche. Quindi ovviamente anche il limiter, se spinto troppo, va a generare troppe armoniche e quindi distorce anche lui. Però rispetto al clipper, prima di distorcere puoi comprimere di norma un po' di più. Quindi andiamo a matchare il volume di partenza. E sentiamo prima di clipper e limiter e dopo. Il volume è più basso, però tutto si sente più presente e non abbiamo perso i transienti. Questo è come dovresti usare clipper e limiter in fase di mastering. In fase di mix, come si usa clipper e limiter? Il discorso è lo stesso. Se vuoi semplicemente controllare un suono oppure togliere il transiente, usi un limiter che è super veloce. Quindi metti che hai uno snare o uno snap che senti che ti esce troppo, ti dà fastidio, magari l'attacco. A quel punto usi un limiter e vedrai che quell'attacco lì lo perdi, quindi non hai più fastidio. Al contrario, se invece vuoi dare più botta ma controllare il volume, usi un clipper. È lo stesso discorso che in fase di mastering alla fine. Bene, spero di esservi stato utile su questa delucidazione tra clipper e limiter. Se avete domande lasciatele pure nei commenti e se invece avete bisogno di suonare in modo professionale potete scrivermi alla mail che trovate qua sotto. Grazie e ci vediamo alla prossima.